Prosegue a ritmi ferrati il processo che porterà all'individuazione dei manager dell'azienda sanitaria ospedaliera della Sicilia. Dopo le procedure previste dalla riforma Lorenzin, è la volta di un'altra innovazione immaginata dal governo Musumeci. L'annuncio è di ieri sera e viene dal governo regionale nei giorni in cui si aspettava che la giunta facesse una scelta prelevando 18 nomi da quei 50 che sono stati selezionati da un'apposita commissione e che aveva dato vita alla short list. Ma non tutto ancora è al proprio posto. Il governo vuole garanzie su chi nominerà. Si tratta di una richiesta inoltrata dall'assessorato alla salute, fanno sapere gli uffici dell'assessore Razza, a tutti i candidati inseriti nelle short list, di una dichiarazione autenticata con la quale ciascuno dovrà rendere noto se imputato o indagato in procedimenti penali o sottoposto a procedimenti innanzi alla Corte dei Conti. Ciascun candidato, inoltre, dovrà dichiarare di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi del codice antimafia e di non avere parenti entro il secondo grado di imputati o condannati per associazione mafiosa. Dunque, certificate le vostre relazioni pericolose o i vostri precedenti incidenti di giustizia. Una richiesta inusuale, ma che per il governo rappresenta motivo di orgoglio, innovazione e trasparenza. Lo spirito dell'iniziativa, spiega l'assessore Razza, nel momento in cui la giunta di governo sarà chiamata a scelte di natura discrezionale, è legata alla volontà di conoscere il profilo individuale di ciascun candidato, anche in relazione a circostanze che nell'ambito di una procedura concorsuale non possono prevedere l'esclusione, ma che certamente devono essere valutate quando occorre compiere scelte consapevoli.